Bene, della nostra vita. Grazie. È molto bello. È bello. E tu che dici, è bello? No? Perché no? Perché non mi piace. Non ti piace l'amore? No, lui non lo capisce perché fa la prima. Ah, non lo capisce perché fa la prima? Ma tu che classe fai? Seconda. Allora lo capisci. Scusate, sapete che cos'è l'amore? Sì. Sì? Sì. E che cos'è? Una cosa stupenda. Ah, sì? Sì. E basta, e tu, per te? Non so. Perché, insomma, l'ho provato, però... Ma l'hai provato bene, allora sai cos'è? Lo farei ogni giorno io. Ma allora di che parli te? D'amore. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Ma allora tu sai che cos'è l'amore? No, di preciso no. Non lo sai? No. Senti, un bacio? È una cosa, penso che venga naturale. Cioè, è una cosa bella o no? Sì, è bella. Sì? Sì. È una carezza? Penso che sia molto più affettiva una carezza che un bacio. Ti piace più una carezza? Sì. E se uno ti dice ti amo? Cioè, non mi piace la parola ti amo. Non ti piace la parola ti amo? Cioè, preferisco che mi dica ti voglio molto bene che ti amo. Che tu glielo diresti ti amo? No. L'amore pizzicor, che pizzica il tuo cuor, ti fa soffrir ma per guarir non c'è nessun dottor. Se questo è il mal d'amor che vi tormenta il cuor, a me conviene che il male vien con tutto il pizzicor. Voi nell'amor sapete far l'indiano, 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 però conviene da quel folletto strano stare lontano. Perché? 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 Perché l'amore è un pizzicor, che pizzica. Che cos'è l'amore? Ti fa soffrir ma per guarir. Non lo so. A me non mi viene niente. Non so che dire. Non lo so. Veramente non lo sa. Si sa o non si sa? È una fata morgana. Per gente del deserto. È un rapporto sadomasochistico. Sono piccoli dispetti, sfoghi di odio, di rabbia, discorsi scemi. No, se te non va di sposarmi, a me non va di baciarti. Sta buono, piccolo gatto selvatico, siamo fidanzati. E lo possiamo dire a tutti quanti, è vero? Certo. È di una realtà materiale sadomasochistica, masturbatoria, legata alle situazioni parziali. È legata al cannibalismo interumano. E qui si va molto più avanti in quanto si rivendica il lavoro, la dimensione costruttiva degli esseri umani, le mani in fondo. Anche se c'è una proposizione in potenza di creatività, però alla creatività, come risulta, non ci si è arrivati. Ed è evidente che non ci si è arrivati perché bisogna arrivare a una terza dimensione di realtà materiale, che è la realtà materiale umana sessuata. La situazione, diciamo grossolanamente, marxista, leninista, prendendo tutte le situazioni valide di dialettica, di socialità, di rivendicazione della classe più oppressa che sarebbe il proletariato, per estenderla e scoprire quelle due dimensioni che Marx non aveva considerato, anzi aveva annullato, il bambino e la donna. Scusa, tu sapessi l'amore che è? L'amore è una cosa che odore di rosa, che rosa non è. Indovina che te. È rosa. E scusa, sapesse perché? È rosa, un colore che serve per amore. L'amore non c'è, si rosa non è. Allora che c'entra, si rosa non è? Perché di damaggio si piglia coraggio. Sentendo l'addore, ti nasce l'amore.
A maggio soltanto. E sapisse perché? È maggio per anno, per chi le cosa anno. Per chi non va bene, sto mese non viene. E senza l'addore? L'amore non c'è. Non c'è. Perché amore è un forte dolore. Cavare una cosa che odore di rosa. Che cos'è l'amore? Come? Che cos'è l'amore? Come, signorina? Che cos'è l'amore? Come, signorina? Io volevo sapere che cos'è l'amore. Come? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? L'amore è un treno che fila sereno per monti e vallate, fermate, non ha. Che fila dritto, che fa.